Siete radunati questa settimana, una settimana importante, come hai trovato la squadra? Difficile dirlo perché le situazioni erano molto diverse. C'è chi aveva finito il campionato un mese fa, chi 15 giorni fa, chi si era allenato anche nel momento in cui ha finito il campionato e chi invece ha fatto un po' a regime ridotto. Per cui i primi 3 o 4 giorni siamo stati molto tranquilli, abbiamo fatto un allenamento al giorno. E poi siamo andati un po' di più nella seconda parte della settimana, e si è conclusa bene con questa buona amichevole. Domani avremo un giorno di riposo in maniera da staccare un po', perché di questi tempi è troppo difficile avere un ritmo serrato. L'appuntamento all'orizzonte, che poi in realtà è anche molto vicino, è quello dei Giochi del Mediterraneo. Conosciamo il nostro girone, dove possiamo arrivare? In realtà non lo sappiamo le nazionali che dovremmo affrontare, ma la tipologia di squadre no, perché i Giochi del Mediterraneo vengono interpretati in maniera diversa. C'è chi viene per vincerlo, c'è chi viene per fare esperienza alla Next Generation. Credo che la Slovenia e la Serbia siano due nazionali composte da molti giovani, ma qui voglio ricordare che la nostra nazionale è ancora più giovane, nonostante sia la prima nazionale, la squadra base, seppur con le assenze di Marocchi e Ebner. Mentre invece Egitto e Tunisia sono sicuramente le migliori squadre, perché loro utilizzano i Giochi del Mediterraneo per i loro campionati africani, per cui ci tengono e vogliono far bene. Sicuramente sarà una bella competizione che ci permette di giocare contro squadre di alto livello, tutte sono veramente squadre forti e che quindi dobbiamo prenderla assolutamente sul serio, dobbiamo prepararci bene per cercare di arrivare al meglio della forma e cercare di fare anche dei risultati, perché andiamo ai Giochi del Mediterraneo per questo, per consolidarci come squadra e per migliorare in vista delle qualificazioni a novembre, settembre.